Un anno di Tarquinia Notizie, edizione molto particolare questa del nostro videogiornale, che ormai è divenuto appuntamento settimanale fisso ed atteso per tanti cittadini e non solo, visto che dei dati in nostro possesso sono sempre più frequenti le visualizzazioni dai paesi esteri. Un anno di duro lavoro che ci ha visto crescere continuativamente grazie ad una squadra di giornalisti e tecnici professionale ed affiatata. Ed è proprio in quest'ultima puntata dell'anno che vogliamo ripercorrere il cammino fatto con la diretta voce dei protagonisti. Ed allora, via con la sigla. Bentrovati da Tarquinia Notizie. Apriamo questa nostra edizione natalizia del videogiornale ripartendo dall'argomento che per primo abbiamo affrontato, ovvero il problema dell'immigrazione. Con serietà e professionalità abbiamo aggiornato costantemente la popolazione sugli sviluppi di una tematica che rischiava di travolgere la nostra città. Un'attenzione massima alla nostra, che ha permesso di informare la gente, stimolare la classe politica locale e le istituzioni. Scongiurare un arrivo di massa di migranti a Tarquinia. Questa mia apparizione in video sarà l'ultima nella qualità di direttore di questa emittente. Come sapete, sono stato eletto per l'ennesima volta consigliere comunale, una carica che intendo ricoprire come in passato con grande impegno e con la massima dedizione alla mia città. Per questo ho ritenuto opportuno, in accordo con la mia redazione, di passare la mano, nella convinzione che il mio sostituto saprà fare tesoro di quanto realizzato finora. È stato un impegno costante quello della nostra redazione, fatto di riprese esterne, incontri, dibattiti e da ultimo anche con interviste a personaggi politici illustri. Ed è proprio con l'intervista realizzata al leader della Lega, Matteo Salvini, che vi lascio, rinnovando a tutti i telespettatori gli auguri di un felice e sereno Natale e di un 2018 ricco di soddisfazione. Per l'ultima volta posso dire linea alla regia. Come pensate di bloccare questo flusso interminabile di sbarchi? Coinvolgendo i cittadini, i sindaci, gli amministratori, al di là dei colori politici, qua non c'è destra, sinistra, Lega o 5 Stelle che tenga, c'è da mettere regole, limiti, ordine. Perfino i vescovi Orenzi parlano di numero chiuso, non esiste distribuire il problema, non esiste che un porto come quello di Civitavecchia o domani quello di Genova, di Trieste diventino punti di sbarco, di caos e di delinquenza. E quindi occorre fare adesso quello che non hanno fatto per 3 anni, soccorrere tutti, salvare tutti, ricominciare a riportarli indietro e coinvolgere l'ONU, la NATO e l'Europa per spostare la frontiera al di là del Mediterraneo, per accogliere dignitosamente donne e bambini che scappano dalla guerra, ma respingere tutti gli altri perché in Calabria, nel Lazio, in Veneto, in Toscana, ogni giorno ci sono decine di episodi di delinquenza riconducibili a questi signori. Quindi quando è troppo è troppo. Ma voi porterete in Parlamento qualche proposta concreta su come bloccare sull'alta sponda del Mediterraneo il flusso? A parte il fatto che l'abbiamo già fatto, quando governavamo neanche in periodo di guerra ci si è mai avvicinati neanche a un terzo dell'emergenza di oggi. E poi dove governano i sindaci della Lega, i governatori della Lega, si vieta che questi cooperatori o albergatori si arricchiscano. E qua occorre però andare al governo a livello nazionale per fare quello che abbiamo già fatto, ripeto, aiutare tutti, soccogliere tutti, chiudere i porti. Io fossi al governo domani mattina non farei più sbarcare neanche una persona. I porti italiani sono off limits, se qualcuno a Bruxelles o a Berlino si arrabbia, problemi suoi. E quindi ritirare indietro le navi della nostra marina dal Golfo della Sirte? Io non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui i nostri uomini della Marina Militare e della Guardia Costiera tornino a fare il lavoro per cui si sono arruolati e per cui sono pagati. Non i vice scafisti, ma i controllori e i protettori del mare. Davanti all'ipotesi dei permessi straordinari, Ci hanno già detto di no, ci hanno già detto di no, sono mica scemi gli altri. Non è che l'Italia può diventare il punto d'approdo di 3/4 d'Africa e poi li smistiamo in giro per il mondo. L'Italia deve tornare a fare l'Italia, preso atto del fatto che l'Europa se ne frega, perché nonostante i miliardi che gli diamo l'Europa se ne frega, l'Italia non ha il diritto ma ha il dovere di proteggere i suoi confini, di proteggere il suo mare, di proteggere i suoi cittadini, anche perché stiamo facendo il male anche di chi parte. Il mar Mediterraneo è ormai una fossa comune a cielo aperto, quindi stiamo facendo il male di chi parte, il male degli italiani, stiamo arricchendo qualche mafioso e qualche scafista. Grazie. 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 Grazie a voi. Ciao.
Bentornati in studio da Andrea Alquati e Laura Liguori. Uno studio tutto nuovo per questa ultima edizione del 2017, in attesa di un restyling e di tante sorprese che potrete scoprire con l'avvento del nuovo anno. Dal tema immigrati, Tarquinia Notizie si è spostata ad affrontare argomenti di attualità, come ad esempio Porto Clementino. Andiamo a rivedere l'intervista con Giuseppe Zannoli, quanto mai attuale. Siamo con Giuseppe Zannoli, uno dei promotori del comitato Salviamo Porto Clementino, che da anni porta avanti una battaglia per questo antico porto di Corneto Tarquinia e che ha sollecitato più volte l'amministrazione comunale su questa tematica. Ecco, ora vediamo che in questi giorni è stata presa questa iniziativa da parte del comune di installare questo parapetto, diciamo, che interdice l'accesso all'area immediatamente prospiciente il mare, che poi è quella più soggetta, diciamo così, al progressivo sfaldamento. Allora Giuseppe, vorremmo sapere innanzitutto le motivazioni che vi hanno spinto e quello che avete chiesto in questi anni all'amministrazione comunale e se ritenete questo intervento un passo avanti, qualcosa di sufficiente. Una piccola premessa, questa iniziativa non l'ha presa il comune, questa iniziativa è stata presa perché un nostro membro del comitato, un autorevole membro che ci sta vicino da tanto tempo, interessato anche lui a questo salvataggio del Lido di Porto Clementino, ha scritto una lettera un anno fa dicendo che doveva essere messo in sicurezza. Perché doveva essere messo in sicurezza? Perché l'ordinanza dei frangifrutto qui era del sindaco, il sindaco era un'ordinanza che diceva non si può sostare. A maggior ragione al Porto Clementino, c'è stata una giornata che ombrelloni, persone, una cosa assurda. Quindi secondo voi l'origine, diciamo così, di questo progressivo deterioramento di questo sito molto importante, quali sono state e quali sono le altre cose che ora il Comune potrà mettere in campo? Ma il Comune, secondo me, ce n'ha poche di volontà. Potrebbe solo testimoniare, anche con quest'opera, potrebbe testimoniare che è importante salvaguardarla. Ci hanno provato, ci mancherebbe, sono quattro volte che viene un certo consigliere che è presidente di una commissione, l'unico è quello che potrebbe essere preposto. Quattro visite, quattro niente. Che cosa succede? Bisogna vedere cosa fare, ma bisogna vedere cosa fare, ma c'è tanto da fare. Bisogna trovare i soldi, bisogna fare una legge. In regione la priorità di Porto Clementino, in uno studio di fattività dove non c'è una legge, dove non ci sono i soldi, il Porto Clementino è al 72esimo posto delle necessità. Che devono fare? Se gli interessava davvero la disponibilità, la forza, perlomeno l'urlo, il comune lo poteva fare. Tanti temi trattati, talvolta anche con l'ironia e la leggerezza necessaria a stemperare gli animi. È il caso di una foto scattata alle 10 di sera in comune dal gruppo politico Rinnova, che ha scatenato un tourbillon di polemiche. Il servizio. Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie. Siamo l'esercito del selfie. Sembra passato un secolo da quando per comunicare si usava la macchina da scrivere. Oggi tutto avviene ad una velocità pazzesca tramite internet. Nell'era dei social network il flusso di informazioni è incessante. Mentre prima tutto si svolgeva nell'agorà, ora l'agorà è diventata il nostro computer o il nostro telefono. Nulla passa inosservato e tutto finisce nell'agone politico. E così un selfie diventa tema di forte dibattito. Non un selfie qualunque, ma una fotografia scattata alle 10 di sera che ritrae il gruppo politico Rinnova nel corso di una riunione in quella che, come molti hanno notato, è la stanza del Palazzo Comunale di Tarquinia, ora destinata alle attività del vice sindaco. Ed è proprio il vice sindaco cittadino Manuel Catini ad aver postato il selfie della discordia. Per favore, togliete quella bottiglia là! Non stiamo mica all'osteria! Osteria numero uno, paramattico! Eh sì, il comune non è un'osteria, incalza il consigliere Anselmo Ranucci. Le riunioni politiche le faccio nella sede di partito, non facendo pagare l'elettricità a tutti i cittadini di Tarquinia.
Siamo persone di Tarquinia che parlano del futuro della nostra città, riunitesi lì per la momentanea impossibilità di riunirsi nella sede di Rinnova in via delle Torri, risponde Catini. Ed ancora più duro Sandro Celli. È un fatto gravissimo, un rappresentante istituzionale non può fare questo. È allucinante il messaggio che passa, così come è allucinante l'immagine che diamo all'esterno della nostra città. Se questo è il loro modo di promuovere la città e intendere la politica, resto esterrefatto. Altro che Rinnova. Una domanda sorge però spontanea. Se le altre forze politiche dovessero trovarsi in un'identica situazione di impossibilità, potrebbero usare i locali del comune? Per quanto mi riguarda, risponde Catini, qualora l'impossibilità fosse accertata, non avrei personalmente nulla in contrario. Il sindaco Mencarini prova a chiudere il caso. Ho redatto un ordine di servizio, già diramato a tutti i consiglieri, assessori e al vice sindaco, in cui si ribadisce che da ora in poi nessuno, sindaco incluso, può utilizzare le sale del Palazzo Comunale per attività non istituzionali. E mentre a Tarquinia divampa la polemica, a distanza di tanti chilometri c'è chi, come l'assessore Serafini, stando attento a non essere sommerso dalla grande onda, si gode un altro esercito. Politica, ma non solo. Le nostre telecamere hanno attenzionato più volte tematiche legate all'abbandono dei rifiuti e alla sicurezza stradale, come nel caso dello svicolo in località Montecimbalo. Le immagini. Siamo tornati ad occuparci della sicurezza stradale in località Montecimbalo Boligname. Esattamente ci troviamo nel punto dove la vecchia Aurelia confluisce sulla nuova, laddove finisce il tracciato dell'autostrada 12 Roma-Tarquinia e la gestione torna in mano all'ANAS, quindi da autostrada si passa a strada statale. Una zona, vediamo, caratterizzata da un intenso traffico veicolare e vediamo molto pericolosa per il modo in cui si inseriscono i veicoli provenienti da Tarquinia e diretti verso Montalto. Vediamo innanzitutto che l'inserimento è posto dopo una curva e che la corsia di immissione è brevissima, quindi il rischio di impatto è notevole. Si dirà che è sempre stato così anche prima che l'Aurelia fosse trasformata in autostrada, e questo è vero, ma questo significa che è sempre stato pericoloso, ma ora la pericolosità è aumentata dal fatto che prima il limite orario era di 90 all'ora sull'Aurelia, adesso è di 130 sull'autostrada, quindi le macchine arrivano, escono dalla curva a una certa velocità e si possono trovare davanti un veicolo che si è appena inserito dalla corsia di immissione. Auspichiamo che questo problema venga risolto non in maniera analoga a quella dello svincolo del Pidocchio con la chiusura di questa immissione, perché è l'unica immissione gratuita per i tarquinesi che vogliono dirigersi verso Montalto di Castro senza dover pagare il casello dell'autostrada, partendo dal centro principale di Tarquinia, perché la litoranea si trova distante svariati chilometri e poi insomma è anche una via di campagna abbastanza stretta con la visibilità limitata, non si può sovraccaricare di ulteriore traffico. Andiamo a vederla. Auspichiamo che il problema si risolva con la messa in sicurezza. Ed anche le zone periferiche sono state costantemente monitorate. San Giorgio e le saline di Lido sono stati più volte oggetto di servizi che hanno avuto sempre l'intento di stimolare le amministrazioni pubbliche a risolvere per il bene della città le problematiche vi ha sollevate. Rivediamo il servizio sulla pista ciclabile del Lido. Grandi perplessità da parte di alcuni abitanti di Tarquinia Lido che ci hanno segnalato il nuovo corso che sembra in via di conferimento per la pista ciclabile all'altezza della chiesa Maria Santissima Stella del Mare. Il nuovo tratto di ciclabile infatti passerà rasente agli stand delle bancarelle di via dei Tritoni, attraverserà il viale poco prima dell'incrocio creando di fatto un dare precedenza subito precedente ad uno stop, per poi passare a brevissima distanza dalle scale della chiesa ed arrivare attaccato ai parcheggi, dove le auto per uscire dovranno necessariamente far manovra sulla pista. Non si sa se sarà ripensata la collocazione delle bancarelle e la segnaletica orizzontale, compresa quella degli stalli di sosta. Per ora l'unica cosa certa sono le perplessità di chi guarda la nuova asfaltatura della pista, che confidano a questo punto in una riprogettazione delle disposizioni degli elementi orizzontali di Piazza Capotorti. Poiché i lavori sono già in fase avanzata, sapremo presto se queste aspettative saranno attese o deluse.
ma anche approfondimenti su tematiche come sicurezza, giustizia e legalità, con il nostro criminologo Remo Fontana. Ecco un estratto dello speciale dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Ma veniamo all'argomento di oggi. Il 25 novembre si commemora la ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne. Per l'occasione abbiamo il piacere di avere con noi in studio due autorevoli rappresentanti del genere femminile. Do il mio benvenuto alla consigliera comunale Marica Cerasa, delegata alle pari opportunità, e alla psicologa dottoressa Fiorucci Simona, alle quali formulerò alcune domande. Benvenute ad entrambe. Allora, inizierei dalla rappresentante della città di Tarquinia, consigliera Cerasa. Allora, la violenza sulle donne è purtroppo un problema sempre di più scottante attualità. Durante il breve periodo del suo mandato, perché l'amministrazione è recente, è neoeletta, risulta vi siano stati dei casi anche nella città di Tarquinia? Che io sappia no, però non bisogna comunque abbassare la guardia a questo problema. A Tarquinia fortunatamente c'è ancora, sembra, il concetto della donna etrusca, quindi che veniva messa al centro della società. Però Tarquinia è una città, ormai è diventata una città, quindi si è espansa, ci sono persone di cultura differente, di stili di vita differenti e nuovi input, quindi è sempre bene insomma, mantenere alta la guardia e continuare a sensibilizzare e a mantenere questa concezione della donna. Beh, diciamo che nella mia attività da libero professionista mi capita spesso di vedere donne e quindi in quanto tali sono portatrici di una cultura femminile e sono quindi portatrici anche di casi di situazioni di violenza o di abuso. Ci tengo a precisare che come psicologa io ho proprio cominciato a lavorare con le donne vittime di violenza, ho cominciato a lavorare in un centro antiviolenza, quindi in quel caso ho conosciuto tantissime donne e mi sono misurata con questo fenomeno e quindi poi ho acquisito anche delle competenze che mi sono state sicuramente molto utili durante la libera professione, tutti i giorni, ogni volta che incontro una donna dentro allo studio ma anche tante fuori allo studio. Perché stiamo parlando di un fenomeno culturale molto vasto e quindi al di là della professione è proprio un fenomeno che, col quale noi ci imbattiamo quotidianamente. Però anche a livello professionale sì, mi è capitato. Prima di lasciare la linea a Simonetta Boninsegna e Fabrizio Ercolani, vi rinnoviamo anche noi gli auguri di un sereno Natale. E di uno splendido 2018. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e vi invitiamo a non perdervi l'ultima parte del videogiornale. Bentornati in studio da Simonetta Boninsegna e Fabrizio Ercolani. Un videogiornale sempre al fianco delle problematiche dei cittadini, che ha dato voce a tutti nella speranza di aiutare i cittadini e non solo a risolvere le più svariate problematiche, come nel caso dello sfratto della casa di Babbo Natale, il servizio. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a Babbo Natale sfrattato cerca casa. Nel periodo natalizio i piccoli di tutto il comprensorio potrebbero non incontrare più il simpatico personaggio che arriva direttamente da Capo Nord. Il comune è rientrato in possesso dei locali che erano destinati ad accogliere Babbo Natale ed ora dalla Lappogna arriva il suo appello. Ciao a tutti, eccomi qua, come ogni anno, un po' in anticipo quest'anno, vi domanderete il perché. Babbo Natale è venuto a Tarquinia alla fine di settembre, perché purtroppo quest'anno non ho casa. Anche se a dire il vero io sono preparato da sempre ad andare all'acqua e al vento, amo soprattutto i bambini, ma non solo i bambini. Per questo faccio un appello alle istituzioni affinché provvedano quanto prima o perlomeno si adoperino a cercare un qualsiasi posto dove poter accogliere almeno 2000 bambini, perché sì, sono 2000 le persone che dal 8 dicembre fino al 24 dicembre a sera vengono a trovare e a visitare la casa di Babbo Natale.
Io amo questa città dal profondo del mio cuore e voi neanche immaginate quanto amino Babbo Natale non solo i bambini. Non posso farlo, ma vorrei farvi leggere le letterine che mi scrivono, e non le scrivono soltanto i bambini, le scrivono anche i grandi, e ci sono delle cose bruttissime là sopra quelle lettere che spesso e volentieri mi fanno piangere. Io nel mio piccolo cerco di aiutarle queste persone con qualche consiglio, ma veramente, veramente, per scrivere così queste letterine a Babbo Natale sono persone che soffrono, persone che soffrono. Ecco, io torno a fare il mio appello alle istituzioni affinché Babbo Natale possa anche quest'anno riavere un luogo dove poter accogliere e giocare anche con questi piccoli e grandi amici. Nata da un'idea di Antonietta Valerioti, spalleggiata dall'associazione culturale Viva Tarquinia, la dimora di Babbo Natale era divenuta un appuntamento fisso e atteso del Natale tarquiniese. Nei locali in via Garibaldi era possibile ammirare una caratteristica e sontuosa casetta lappone, curata nei minimi dettagli. Ad accogliere i visitatori direttamente da Capo Nord c'era Babbo Natale, pronto a farsi un mortarale con i più piccoli e a raccogliere tutte le richieste dei piccolini. All'interno i bambini si potevano immergere in una fabbrica di dolci, in una piccola falegnameria. Ora, per non perdere questa atmosfera magica, questo appello dovrà trovare riscontro nell'amministrazione comunale, che dovrà fare in fretta a trovare una sede se si vuole fare in tempo ad allestire di tutto punto la casetta. Fortunatamente Babbo Natale ha poi trovato casa per la gioia di tutti i bambini. Tarquinia Notizie ha cercato di allargare gli orizzonti e lo ha fatto trovando validissimi collaboratori come Marco Feliziani, che dalla vicina Montalto ci ha inviato questo splendido servizio sul presepe viventi. Le immagini. Una Betlemme interamente ricostruita nel centro storico di Montalto, dove domenica è andata in scena la rievocazione storica della tradizione cristiana. Per tutto il percorso che si snoda dalla porta di Via Roma fino a Piazza Giacinto Guglielmi, i visitatori hanno ammirato i figuranti in costume d'epoca, donne, uomini e bambini intenti a svolgere i lavori e i giochi quotidiani e le guardie romane con il loro accampamento. Penso che la gioia più grande è continuare il lavoro del padre Giuseppe, il mio predecessore, che ha continuato già da un po' di tempo a ravvivare questa fede in tutto il paese e coinvolgere tante famiglie, credente non solo. Dunque lo scopo è quello, unire il paese e la vicinanza di questo Santo Natale. Con il patrocinio del comune, l'arciconfraternita del Gonfalone Santa Croce ha simulato nelle vie e nelle piazze la quotidianità di 2000 anni fa, ripercorrendo tutte le fasi della nascita di Gesù. Contento che la rievocazione storica della nascita di Gesù sia vissuta così bene a Montalto di Castro, all'inizio dell'apertura della porta e quindi dell'avvio di questo presepe vivente. Il parroco ci ha ricordato il significato del Natale, padre Nilton ha sottolineato proprio cos'è concretamente il Natale. Il Natale è gioia e amore, ogni giorno è rinascita, e io ho voluto ricordare invece le nostre radici cristiane. Vedere tante persone in giro per le vie del paese oggi, stare strette intorno al presepe, in questo caso al presepe vivente, le tradizioni che arrivano da più di 2000 anni fa,
significa anche sottolineare le radici cristiane dell'Italia e quindi dell'Europa, e di questo sono molto molto contento. All'interno della chiesa di Santa Croce, il coro dei bambini ha accolto i visitatori che hanno ammirato la natività interpretata dai più piccoli. Una pagina dedicata agli appuntamenti, una rubrica dedicata al cinema etrusco, ma come in ogni videogiornale che si rispetti, non poteva mancare una pagina tutta dedicata allo sport. Con i nostri servizi abbiamo provato a far conoscere i tantissimi ragazzi che nelle più svariate discipline hanno portato in alto il nome dello sport e della città di Tarquinia. Difficile selezionarne uno in particolare, ma alla fine ci sembra doveroso lasciare la copertina al personaggio sportivo 2017, ovvero Mirko Barrega, l'intervista realizzata da Andrea Alquati. È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere soprattutto sia dal punto di vista dello sport, che è il karate, ma anche come nella vita reale, quindi nella vita quotidiana che tutti noi facciamo. Quindi diciamo, nonostante il pronostico della gara, è stata comunque una bella esperienza. E di questo premio che ti viene assegnato al Comune di Tarquinia, cosa ne pensi? Beh, sono felicissimo, sono soddisfatto e ringrazio comunque tutti, la città di Tarquinia, la scuola Vincenzo Cardarelli, il comune di Tarquinia, e ringrazio anche la federazione Figilcam che mi ha permesso oggi di essere qui ed essere premiato qui a Tarquinia. Ci sono molti giovanissimi presenti questa sera, che ti senti di messaggio di dare ai giovani che si accostano allo sport? Beh, soprattutto quello di non mollare mai, cioè di inseguire il proprio sogno, ecco. E nello sport nomi illustri si sono avvicinati ai nostri microfoni, come nel caso di Sergio Brio, arrivato in città per presentare il suo ultimo libro. Ascoltiamo un estratto. Questo libro racconta di quel calcio romantico che era una volta, che molto probabilmente non esiste più, perché se vai a chiedere a un tifoso qual era il calcio che gli piaceva da piccolo oppure in quegli anni lì, ti dice sempre, ma non solo parlo di Juve, parlo di Milan, Inter, di tutte le squadre che hanno militato negli anni 70-80. Diciamo che si è un po' snaturato il calcio di adesso, la televisione, globalizzazione e via dicendo. Delle volte io faccio questo di mestiere, delle volte e sono stufo anche di vederlo, perché le vedo in tutte le salse e sono uno che deve farlo in tutti i modi perché fa parte del mio lavoro. Però sai, adesso è cambiato tutto, non è come il calcio di una volta, ripeto, un calcio si è aggiornato e anche si è aggiornata la comunicazione, no? La comunicazione ovviamente ha fatto un salto repentino, non so se è meglio o in peggio. In questa sala abbiamo visto tanti giovani che praticano sport in un momento in cui invece il calcio italiano sembra averci difficoltà a esprimere giovani talenti. Secondo lei come mai? È vero, bisognerebbe un po' ristrutturare qualcosa, mettere degli istruttori nei settori giovanili prima di tutto, diminuire le squadre di Serie A 18, anche in Serie B di conseguenza, e poi ovviamente cercare di creare e anche dei centri sportivi per poter anche lavorare come ha fatto tanti anni fa la Germania, che adesso ha tutti i frutti. Si senta di dire ai giovani che si accostano allo sport? Vuole, per fare sport ci vuole tanta passione, dedizione e con sempre un sogno nel cassetto, perché quello non deve mai mancare, e avere anche ambizione e andare a scuola anche, perché è molto importante, lo sapete perfettamente, e quindi credo che chi riesce, sono sempre in pochi, però quei pochi devono avere tanta, tanta passione. Bene, è tempo di ringraziamenti. Simonetta. Eh sì, tutto quello che in un anno avete potuto vedere è stato frutto del grande lavoro dei montatori Fabio Berardi Curti, Andrea Lalle ed Andrea Donato, delle immagini realizzate da Alessio Gambetti, dei servizi griffati Marco Feliziani, dei doppiaggi di Mauro De Santis, dei contributi da Civitavecchia di Paolo Gialorenzo, del supporto dell'ex direttore Silvano Olmi e dell'attuale direttore Alessandro Sacripanti, e del lavoro redazionale di Andrea Alquati, Laura Liguori, Fabrizio Ercolani, la voce di Lorella Bricca. E consentimi di dire della grandissima professionalità di Simonetta Boninsegna.
Come di consueto, rinnovando gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, vi lasciamo le previsioni meteo, dandovi appuntamento al 13 gennaio per una nuova puntata del videogiornale con tantissime novità, un nuovo studio e una nuova grafica. Grazie per l'attenzione ed ancora Buon Natale! Buon Natale!